Ponte Milvio, ad un mese dal parziale crollo della palazzina, in arrivo l'ordinanza per la demolizione, prorogata di altri 20 giorni l'assistenza per gli sfollati. Ad un mese dal parziale crollo della palazzina Ponte Milvio a Roma è in arrivo l'ordinanza del Comune per la demolizione. Intanto per i 120 sfollati ci saranno ancora 20 giorni di assistenza. Francesco Rositano. Superare l'immobilismo e riportare la normalità a Ponte Milvio è la richiesta dei residenti, messa nero su bianco su uno striscione che campeggia davanti alla chiesa della piazza. Intanto vogliamo capire come andrà a finire per quanto riguarda la demolizione. Sembrerebbe ineluttabile il fatto che dobbiamo pagare, per questo appunto abbiamo costituito un'associazione anche per chiedere una solidarietà con una raccolta fondi. In 120 dal 24 settembre, esattamente un mese fa, sono fuori dalle loro case. Non potranno tornarci fino a quando non verrà demolito il palazzo al Civico 5, sempre più in bilico, che minaccia anche tre confinanti che per ora restano inagibili. La soluzione dovrebbe essere imminente. Entro 2-3 giorni il sindaco Virginia Raggi dovrebbe firmare l'ordinanza che dispone l'abbattimento controllato. L'area resta comunque sequestrata, ci saranno comunque, sarà controllata durante le attività di demolizione proprio per non precludere le indagini in corso. Intanto il municipio ha prorogato di altri 20 giorni l'assistenza nei residence per le famiglie costrette a stare fuori dalle loro case, una situazione che non pesa soltanto sui condomini ma anche sulle attività commerciali e sul traffico della zona. Abbiamo registrato cali anche intorno al 70%. In questo momento abbiamo già affrontato gli acquisti in previsione del Natale, abbiamo già la merce in negozio, dobbiamo iniziare a pagarla. Tutto questo rischia, se questa situazione si dovesse prolungare nel tempo, di bloccarci e di metterci in ginocchio. Se dovessero mettere in sicurezza l'area, questo blocco stradale verrà tolto, altrimenti il municipio ha già deciso quali altre soluzioni adottare e speriamo che lo faccia abbastanza presto, perché reggere questi flussi di traffico in questa zona è diventato una cosa pazzesca.